Ciao, sono Zuzu e oggi rappresento la quarta carta degli arcani maggiori dei tarocchi, e cioè l'imperatore. Questa carta simboleggia la forza di volontà, il potere e la ricchezza. E c'è un personaggio nel mondo del fumetto che incarna tutto questo. Si tratta di Paperon de Paperoni, il papero più volitivo, intraprendente, ma soprattutto il più ricco di tutti. La saga di Paperon de Paperoni, scritta e disegnata da Don Rosa, è una pietra miliare della storia del fumetto. L'immagine che uso sempre di Paperone nello Yukon ha sempre i piedi avvolti nelle bende. Sono certo che questo particolare derivi da La febbre dell'oro di Charlie Chaplin. Io l'ho tratto dalla scena di Barks in cui Paperone è nello Yukon. Lì Paperone ha i piedi avvolti in bende. Capitolo dopo capitolo ripercorre tutti i retroscena della vita del papero, la sua evoluzione a partire da povero lustrascarpe fino a diventare ricchissimo imprenditore. Da bambino, quando guadagna la sua prima moneta, nasce in lui la passione per i soldi. Ma il rapporto che ha con il denaro è di tipo sentimentale più che materiale, ed è per questo che anche la sua tircheria ci fa tenerezza. Zio Paperone suscita simpatia, e questo grazie anche allo stile grafico di Don Rosa, minuzioso e avvincente, e dall'umorismo british, perché è capace di alleggerire anche le situazioni più drammatiche, evidenziandone l'assurdità. La vita di Paperone si intreccia con la storia, con il mondo. Viaggia dall'Europa all'America, al Sudafrica, all'Australia. Insomma, se c'è una storia d'avventura che vale la pena di conoscere, è la vita di Paperone, l'ultimo della dinastia dei De Paperoni, ma non per valore.